Ciao amici di YouTube, bentornati sul canale in un nuovo video. Oggi giochiamo a Ni no Kuni Crossword, un gioco nuovo mobile e per PC che è uscito da pochissimo, free to play. È un MMORPG, meccanica completamente nuova, e è un gioco della Netmarble, quindi è in italiano e questa è una gioia. Abbiamo iniziato a giocarlo sul canale tutti insieme, ci stiamo divertendo tantissimo, abbiamo già creato il regno che sarebbe la Gilda, stiamo farmando insieme e fra poco inizieremo anche a fare raid e tutto il vario content. Ovviamente, come tutti i giochi che si rispettano a cui giochiamo noi, c'è sempre qualcosa che riguarda il gacha, e qui infatti non si pullano personaggi come su Genshin o su Kukiran Kingdom o anche su Dislight, ma in questo caso andiamo a pullare equipaggiamenti e famigli, che sono dei pet carinissimi come quello che potete vedere qui accanto a me, che ci accompagnano durante l'avventura, ci danno dei buff di attacco, difesa, eccetera eccetera. Infatti oggi siamo a pullare qualche armetta, un famiglio se lo riusciamo a trovare buono, e dei vestiti. Quindi insomma, io vi invito a rimanere con me, fatemi sapere se state giocando a Ni no Kuni. Il server di riferimento per noi italiano è il Rose Libra, quindi vi aspettiamo in questo server qui se ancora avete iniziato a giocare. E niente, ci vediamo alla fine del video, buone pull. Abbiamo 13 pull nel banner dei famigli, ne abbiamo 20 in quello dell'equipaggiamento e 23 in quello degli abiti. Io ringrazio innanzitutto i ragazzi in chat da me, che sono i matti, hanno voluto che prendessi quei pacchettini da 3,99€ per fare una piccola pullatina in questo gioco nuovo, quindi io sono soltanto che veramente onorata e ringrazio tantissimo, quindi dedico questa pullata a loro e se sculo sarà merito loro. Allora bene, questo qua è il banner evocazione abito. Qui possiamo trovare materiali per craftarci gli abiti, le tinte credo anche, ma questo lo dico con le pinze perché non sono sicura, e sicuramente anche gli abiti interi si sculiamo, quindi incrociamo le dita. Allora ragazzi, io direi che facciamo 3 singoline e poi 2 multi e a diritto, vero? Direi che è la cosa migliore. Anzi, fatemi un pochino vedere i tassi di evocazione. Ok, cappelli, vabbè, tutte cose molto fighe. Fatemi vedere i vestiti interi, copricapi e poi le tinte. Esattamente, tinte e materiale di produzione. Esatto. Bene, abbiamo verificato che ci sono anche le tinte. Allora, la prima singola nel banner degli abiti. Conferma. L'uccellino parte e portaci buone nuove, uccellino. Le animazioni comunque sono bellissime, ragazzi. Già il mondo di per sé è meraviglioso, ma... Oh! Oh, lucina particolare o sbaglio? Oh! Lucina particolare, raghi, in singola! Oh, qui c'è qualcosa! Qui c'è qualcosa! Vediamo... Oddio, il trucco! Il trucco che volevo tantissimo! Ieri quando vi ho fatto vedere quei capelli volevo farmi, mi sono messa questo trucco, vi ricordate? Ieri ve l'ho fatto vedere, ragazzi! Proprio questo, mi ho detto volevo mettermelo tantissimo se lo trovavo, perché stava bene con i miei... Vabbè, vabbè. Allora, seconda pull. Non dico niente. Avevo visto una luce un po' particolare, ho detto boh. Va bene, abbiamo iniziato benissimo. Magari abbiamo l'ultima scolata di oggi. Ok, questo dovrebbe essere comune, penso, materiale. Ormai la so riconoscere. L'ho fatta 3 volte le pull qua, quelle che ci hanno dato ieri, e lo so già riconoscere. E infatti, questa è una comune ed è materiale? Materiale, però 150. 150 non è male. E adesso la terza, perché poi abbiamo 2 multi. 2 multi, andiamo. Uccellino, prego, vola verso questa bella giostrina, che anche questa è normale. Ok, va bene, buono. Vedete, questo è 25, l'altro era stato 30, cioè 150, wow. Primo multi, evocazione da 10, andiamo. Dai uccellino, portaci buone nuove. No, tutto scam. Oh no, no, non è vero, c'è qualcosa. La luce è diversa, c'è qualcosa. La giostra è diversa. Sì, ce n'è uno raro. Ce n'è uno raro, ce n'è uno, ok. Allora, questo non si vede tanto bene, ci sono io. Partiamo da questo. Ok, 25 di filo magico. Meno male, gli altri li riuscite a vedere tutti. Ok, 25 di filo magico. Poi 25 di filo magico. 25 di filo magico. Tinta giallo, già meglio, almeno le tinte mi piacciono. Un pizzico di, non si sa cosa, un pizzico di eleganza. Tinta di nuovo la solita, paglierino suene, tipo i miei capelli. Filo magico. Oh, un'altra bella tinta, tinta rosa. E tinta pavone. E per ultimo... Frontino rosso! Ma che bellino!
Vediamo un pochino. Uccellino, che cosa combini? Vediamo un po'. Ok, queste sono tutte scam, ma va bene, ragazzi. Direi che possiamo essere soddisfatti. Magari mi dà la tinta che voglio. Quella vale come un oggetto raro. Allora, filo magico 25, un pizzico di resistenza. Tintura limonata, bella la tinta limonata. Un pizzico di eleganza. Filo magico 25, un pizzico di... Che cos'è questo? Grazia. Tintura castagno. Filo magico 25, filo magico 25 e... Filo magico 25! Andiamo! Prima multi nel banner delle armi. Se trovassi una qualsiasi arma a 4 stelle sarebbe un sogno. Non succederà mai. Almeno a 3 stelle, però qualcosina datemelo. Prima multi. Dai, sto banner armi. Regali soddisfazione. Signori geni, dateci soddisfazione. Bella cassettina. Lucidata. Questa l'animazione non la conosco, quindi... Penso sia normale. Anche dalla luce penso sia normale. Allora, ci sono un po' di cose, cioè non c'è niente di viola, però ci sono un sacco di cose gialle. Vediamo. Allora, cappellino a 2 stelle. Armina a 2 stelle. Stivalini 2 stelle. Cappellino 2 stelle. E ok, lancina. Queste secondo me sono a 3. Perché sono dorate. Invece viola immagino siano quegli altri. Però roba a 3 stelle mi serve, quindi va bene. Allora, stivali a 3 stelle che sostituisco. Top. Lancia fuoco. Sì, l'unica che mi mancava. Mi manca una di luce. Però questa era tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Perfetto. Lancia fuoco top. Elmo 3 stelle mi manca. Guanti 3 stelle. E una lancia erba 3 stelle che do in pasto all'altro. Va bene, dai. Va bene, la lancia di fuoco la volevo un sacco, quindi top. Era meglio 4, ovviamente, ma ora non pretendiamo troppo. Dai. Allora, io non mi sento niente, sono sincera. Dopo aver sculato 2 volte là, non mi sento niente a sto giro. Proprio niente niente, però va bene. Però va bene. Almeno qualche 3 stelle buono spero esca. Su, forzierino. Tutturutu. Ok, come prima. Come prima. Anzi, peggio di prima. Ci sono un sacco di 2 stelle, ma va bene. Niente arma per me. Niente arma per me, va bene. Ok. Se mi desse quella di luce. Ecco, di luce non ce l'avevo proprio. Quindi almeno adesso ho l'elemento. Però se mi ha desse a 3 stelle sarebbe meglio. Vediamo. E guanti. Lancia d'acqua. E lancia d'acqua. Ok, vabbè. Questa era trash. Oggettivamente questa è stata la multi più trash per ora. Prima singola nel ban dei famigli. Prima singoletta. Andiamo, famigli. Allora, sappiamo che reazione deve fare perché l'abbiamo già visto. Ok, questa non è di sicuro. La reazione è che lui fa oh, 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 e gli cade tutta la boccetta. Quindi... Però raro, però è 3 stelle. Oh, un altro serpentino da dare al mio. Va bene, va bene. Seconda singola, sempre meglio di uno a 2 stelle, quindi. Poi se fa oh, ancora meglio. Ok, anche questa è tranquilla. È una singoletta tranquilla. Vediamo un po' cosa ce ne esce. Un altro raro, però, dai, dai. Il piccione. Ok. Non mi ricordo il nome, quindi l'ho chiamato il piccione. E poi abbiamo. Ok. Adesso è tutto nella multi. È tutto nella multi. E quanto sono bellini i cosini sotto. Oh, vabbè, però 3 radi, eh. Un altro piccione. Un altro piccione. Il dream. Non penso succederà niente, però il dream. Il dream di oggi. Vediamo un po'. Niente. Scam. Tutto scam, raghi. Non ha fatto oh. Quindi niente. Abbiamo scudato tutto nel banner di là, ma va bene, io sono contenta.
un po' di rari, vediamo cosa sono. Quelli due stelle non li guardo nemmeno, tanto li abbiamo già tutti. Guardiamo piuttosto questi altri. Lui mi mancava. Ok, buono. Lui ce l'ho. Il piccione ancora. Benedetta dal piccione. Allora, le puline di oggi sono finite, però diciamo che nonostante non abbiamo trovato niente per quanto riguarda oggettistica utile nel gioco, in compenso sono diventata bellissima con questo make-up pazzesco, non so se si vede quanto è pazzesco il make-up, e con anche il fiocchino. Quindi per oggi è andata bene l'estetica, la prossima volta speriamo anche l'utilità. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, ci vediamo al prossimo video. Se ne volete altri a tema di Nidokuni, basta che me lo scrivete nei commenti. Ci vediamo al prossimo e ciao!